in che ore si possono fare. Adesso voglio dare la parola invece a Lucio Dattola, che è consigliere nazionale Arcigay. L'Arcigay è l'associazione più importante e più numerosa della comunità LGBT, storica in Italia, e Lucio, oltre a far parte del consiglio nazionale, è anche animatore e persona importante del comitato provinciale di Reggio Calabria, per cui dell'Arcigay, i due mari di Reggio Calabria. Prego. Ahimè, l'arduo compito di parlare appunto dopo l'onorevole e dopo Don Benedetto. Abbiamo sentito tanti spunti, abbiamo sentito tanti valori e la comunità LGBT italiana ha necessità di intanto sentirli riaffermare con forza determinati valori. Noi abbiamo appunto una situazione in Calabria molto particolare. Siamo qui appunto per parlare di omofobia. È bene intanto spiegare che esistono due tipi di omofobia. Esiste un'omofobia interiore, interna, che ogni ragazzo, ragazza o ogni persona transgender vive nel momento in cui cerca la sua accettazione personale. E poi abbiamo un tipo di omofobia esterno, appunto esterna, che si evidenzia proprio in questi fatti, che possono essere fatti violenti, ma non violenti solo da un punto di vista fisico, anche da un punto di vista verbale, psicologico. Mi permetto di dire che abbiamo nel nostro territorio una grande risorsa, che sono proprio i calabresi. Io ho visto e ho notato come lo spirito dei cittadini di Reggio Calabria, di Cosenza, di Catanzaro, di Crotone, di Vibo, è uno spirito di accoglienza, non è uno spirito di ripudio. È forse una delle caratteristiche più belle che ha il calabrese in quanto tale, per cui è conosciuto anche nel mondo. Assistiamo quindi a questa accettazione della persona. Non accettiamo da tanti punti di vista e in tanti luoghi la specificità dell'orientamento sessuale. Vorrei farvi riflettere su cosa può essere l'orientamento sessuale, o meglio, su quali sono i mezzi, i dati dai quali noi, con i quali noi arriviamo ad avere un'opinione sull'orientamento sessuale. Può essere l'atto, anzi, solitamente l'atto. L'atto sessuale, mi permetto di dire senza problemi, non è in sé per sé un valore ontologico della persona. L'atto sessuale è appunto un atto, è nella categoria dei fatti, di ciò che accade. Il valore persona si estrinseca nel sentimento e nella scelta che la persona fa. Perciò bisogna staccare l'attenzione dal pensare con chi va a letto o cosa fa all'interno della sua camera da letto quella persona, almeno a mio avviso. Bisogna un attimino considerare quella che è la sofferenza che questa persona può portare all'interno di una società in cui non è minimamente considerata nella sua specificità di persona. Io mi permetto di dire due cose, una a Don Benedetto. Il problema, almeno io sono cristiano, cattolico, abbastanza frequentante, forse ciò che manca è l'accoglienza, forse ciò che manca è quel sentimento di rifiuto proprio della persona, perché è confusa con l'atto. Non da parte del parroco in sé, ma da parte delle linee, diciamo, guida della Chiesa Cattolica. E un'accoglienza nell'ottica di compassione alla latina, alla cristiana cattolica. E poi mi rivolgo ai politici, quindi mi rivolgo all'onorevole Laratta e mi rivolgo
assessore. E credo che sentir dire ancora che la società italiana non è pronta ad accettare una legge che riconosca un'unione o che sia rappresentativa giuridicamente di un sentimento, non ci si può ancora sentir dire che la società non è pronta, così come hanno fatto le istituzioni a Reggio e così come hanno dimostrato in Parlamento, ma forse è il momento giusto per affermare che la volontà politica non è in grado di essere propulsiva verso la società. Fare una legge in Italia che riconosca i matrimoni, non dico i matrimoni, dico le coppie di fatto, visto almeno l'ultimo, che riconosca le coppie di fatto, non vuol dire dare diritti in più, vuole dire formare una società che sia contraria a qualunque forma di violenza, compresa la violenza omofobica, e che possa portare al vero valorizzare, alla vera valorizzazione delle specificità della persona. Siamo tutti uguali perché siamo tutti persone e siamo tutti cittadini. L'articolo 3 della Costituzione ha anche un secondo comma, e il secondo comma è conosciuto dai giuristi come l'eguaglianza sostanziale. Siamo tutti diversi, siamo tutti con una nostra anima, siamo tutti con un nostro cuore. Questa grande contraddizione che esiste in ciò che fonda questa comunità italiana deve uscire fuori, perché soltanto valorizzando le specificità e le particolarità di ognuno dei cittadini che esistono, questo paese può diventare grande. E non c'è dubbio che il fallimento a cui abbiamo assistito è un fallimento per tutta l'Italia ed è un fallimento dovuto, lo dico senza problemi, ad una mancanza di volontà politica, forse addirittura una mancanza di volontà partitica, ahimè. Un ultimo accenno sul perché l'associazione, l'Arcigay, è ancora importante e ahimè ancora necessaria. Qualunque associazione nasce nell'ottica di finire, questi sono i valori che ogni associazione si dà e spera di realizzare, quindi qualunque associazione nasce in quest'ottica, paradossalmente. È strano appunto vedere come la politica, la Chiesa, le istituzioni locali e non abbiano gli stessi fini dell'associazione, o quasi, almeno da un punto di vista valoriale. Ci si chiede perché non si riescono a realizzare questi valori, anche perché, come ben sapete, un'associazione riconosciuta in Italia non può esistere se non ha dei valori che sono in linea con la Costituzione e con i valori italiani. Allora io mi chiedo, forse, se tutte le potenze e tutti i centri di interessi che portano avanti il nostro paese, forse se questi centri iniziassero, così come fa l'Arcigay, e parlo direttamente dell'Arcigay di Reggio, dell'Arcigay di Cosenza e mi permetto anche dell'Arcigay nazionale, se iniziassero a raccogliere le lacrime di tutte le persone che chiedono aiuto, di tutte le persone che arrivano chiedendo io me ne voglio andare di casa, ma non arrivano belli, freschi e puliti con la camicia bianca, arrivano, come si dice a Reggio, insanguinati o comunque massacrati di legnate. Allora forse di fronte a queste realtà non ci si domanda dov'è l'interesse e si vede più facilmente dove sta il valore. Chiedo scusa se sono stato forse un po' troppo generico. Grazie. Ti ringrazio, grazie davvero, ringraziamo Lucio Dattola, consigliere nazionale Arcigay, che ha fatto un intervento molto preciso, puntuale sull'omofobia. Noi ci stiamo incamminando al termine di questa manifestazione, adesso ci sono altri due interventi e poi dopo Alfredo premierà
quelli che hanno vinto le manifestazioni che ci sono stati in questi tre giorni di manifestazioni in questo quartiere. Voglio dare la parola, prima di dare la parola a Massimo Frana, che è stato preparato, il suo intervento da parte dell'onorevole Laratta e presenterà il suo libro, prima voglio dare la parola a Giuseppe Pignanelli, in arte La Pepa. Buonasera, buonasera a tutti. Vorrei una voce calda, però è calda abbastanza perché. Dice già fa caldo, però una voce calda aiuta, no? Pensavo a un incontro veramente importante, sono felice di essere qui. E sono anche colorato un po' grazie a Francesco Ruggero, un stilista giovanissimo di San Giovanni in Fiore, mio grande amico. Abbiamo deciso di colorare un po' perché dico, sai, un po'. Dicevo, volevo ringraziare Alfredo Federico per avermi invitato, una persona deliziosa. Io volevo dedicare questo mio semplice intervento e questo primo incontro ufficiale importante a Luigi Lopetrone, omosessuale storico del quartiere La Piazza. Venne trovato morto 8 anni fa nelle vie di Savelli, seminudo e con chiari segni di violenza sul corpo. Io lo ricordo come una persona solare, divertente, colorato, e purtroppo solo, senza famiglia, senza parenti. E infatti la cosa passò un po' inosservata. Ci furono dei funerali semplicissimi, ma non solo, non furono fatte né indagini approfondite né nient'altro. Non voglio sollevare nessuna polemica, voglio solo dedicargli un grande applauso perché è una persona speciale. Quindi, rivolgendomi all'assessore Via Quinta, non c'è bisogno poi di andare proprio allo Shoah per parlare di alcune cose terribili, no? Dell'omofobia, appunto. Poi, per il resto, vorrei anche dare un. Vorrei che il mio messaggio arrivasse ai giovani omosessuali del mio paese, prima di tutto, perché insomma sono nato e cresciuto qui, ma anche di tutta Italia. Partiamo da San Giovanni in Fiore. Spero arrivi loro il messaggio. Di non seguire proprio il mio esempio, perché sono stato e sono tuttora un personaggio un po' a volte estremo, a volte diciamo un po' di rottura, ma ho sempre esasperato e esagerato un po' quella che è stata la mia forma artistica, anche per cercare di parlare di alcune cose che già 15 anni fa era ancora un po' più difficile, e quindi mi sono armato di vestitini, piume e paillette per esasperare un po' il tutto. Ovviamente non seguite il mio esempio, ma cercate di vivere un'omosessualità leggera, pulita, con dignità e rispetto per le altre persone soprattutto, perché a volte anche noi noi omosessuali a volte eccediamo un po', diciamolo pure, però ecco, l'ho fatto soprattutto a San Giovanni, già ormai da 15 anni, per far sì di tirar fuori diciamo, un po' di cose che andavano tirate fuori, per far parlare un po' di queste cose importanti. Sono contento di aver conosciuto questi ragazzi che sono i rappresentanti delle associazioni calabresi che si occupano dei diritti delle persone diverse. Sono veramente felice di aver conosciuto Vincenzo, Massimo, aver incontrato Franco Laratta, una persona che ammiro molto, e ringrazio tutti gli amici e le amiche presenti qui, che sono veramente tante. Ringrazio il cuore. Come primo appuntamento diciamo un po' in pochi, però se vogliamo dire meglio pochi ma buoni, diciamola così, perché vedo tante persone assenti, veramente tante persone che io conosco, e questa cosa mi dispiace un po', devo dire, però noi iniziamo, poi
Vedremo che vedremo, sono sicuro che migliorerà la cosa, però vedo tante persone assenti, questo mi dispiace. Capisco pure che andare davanti a un microfono e davanti alle persone è un po' difficile, però insomma cerchiamo anche di superare queste cose perché siamo anche un po' stufi di questo. Bene, dichiarati, non dichiarati. Dichiararsi non significa sbandierare ai quattro venti il proprio orientamento sessuale, secondo me. Basta viverlo in un modo dignitoso, nel rispetto delle altre persone, come dicevo prima, con semplicità. Non seguite il mio esempio. Concludo dicendo una cosa, che siamo nati tutti nudi, giusto? O c'è qualcuno di voi che è nato già vestito? No, non mi pare. Quindi tutto il resto è travestimento, basta, non dico niente. Grazie, grazie di cuore, grazie, grazie, credo. E so che devo rimanere qui perché sono stato scelto per fare delle coppe, qualcosa, mi risiedo, cosa faccio? Mi risiedo, ok. Grazie di cuore, grazie. Grazie Giuseppe, allora stiamo per arrivare al termine. Adesso darò la parola a Massimo Frana e mi corre però l'obbligo di dire una cosa, se qualcuno vuole porre una domanda, vuole fare un breve intervento, si segnali, perché subito dopo la presentazione del libro di Massimo Frana apriremo questo spazio. Non potrà essere molto lungo perché c'è poi dopo la premiazione, stiamo andando avanti già da parecchio tempo, per cui non vogliamo correre il rischio di annoiarvi. Allora, Massimo Frana, che vive e lavora e insegna a Roma, ha scritto Filosofia di genere, un libro per la cura dell'omofobia. Questo libro, vabbè, Massimo Frana c'è da dire, è una persona eccellente, oltre che eccezionale, plurilaureato. Il suo libro ha ricevuto il premio speciale Frascati, pari opportunità. Ce ne parlerà lui, prego. Innanzitutto i ringraziamenti, perché è giusto, insomma. Ringrazio Alfredo dell'associazione Munesh e poi ringrazio Marco Marchese e tutte le associazioni che hanno voluto questo appuntamento, che è un appuntamento secondo me importante, un segnale importante che viene dato in Calabria, forse uno dei primi segnali in questo senso davvero importanti. Franco Laratta, l'amico onorevole Franco Laratta, ricordava come il mio comune d'origine, Polistena, sia diventato il primo comune in Italia gay friendly e abbia adottato un regolamento comunale contro le discriminazioni sessuali. Quindi magari anche San Giovanni in Fiore potrebbe adottare un regolamento simile. Da quel regolamento poi è partita l'idea, insieme a Franco Laratta, di presentare una proposta di legge regionale contro le discriminazioni sessuali. Quindi io ringrazio anche Franco, che è dovuto andare via, per le parole che ha voluto indirizzarmi. E per me è particolarmente emozionante parlare in questo centro, parlare in questa città. Ed è emozionante perché questa è la città di uno dei più grandi ingegni umani, di uno dei più grandi pensatori dello spirito libero, che è stato Gioacchino da Fiore. Io l'ho studiato perché mi interesso di filosofia medievale, e questa figura è una figura di un fascino straordinario, e il fascino è nel fatto che Gioacchino da Fiore è stato uno spirito libero. Quindi parlare qui, in questo centro, dove Gioacchino ha dato vita al suo ordine, l'ordine Florenze, per me è un'esperienza veramente bella, un'esperienza veramente straordinaria. Lo volevo dire questo come premessa. Io vorrei con voi cercare, perché venendo mi sono domandato se parlare più al cuore o alla ragione. Allora io dico, parliamo alla ragione, tentando anche di parlare al cuore. Alla ragione, perché vorrei cercare di fare un discorso sereno il più possibile su questa questione, la questione dei diritti LGBT, lesbiche, gay, bisessuali e trans, la questione gay degli omosessuali, e vorrei farlo in maniera serena, appunto tentando di sgombrare il campo da pregiudizi, da preconcetti, cercando di sgombrare il campo da quella che è
una lotta direi quasi di religione in Italia che impedisce di guardare la questione secondo me nei suoi giusti termini. Per questo io vorrei fare prima di tutto appello alla ragione. Ragioniamoci insieme sulle cose. Faceva bene Marco a dire: se dopo qualcuno vuole intervenire o se mentre io parlo qualcuno vuole interrompermi e dire qualcosa, fare qualche osservazione, va bene, cioè ragioniamo sulla questione e cerchiamo di farlo appunto razionalmente. Vedete, qualche giorno fa è stata in Italia, come si è detto più volte, respinta una legge. Per la seconda volta è stata respinta una legge che prevedeva delle aggravanti, quindi pochissima cosa, nel momento in cui si veniva aggrediti e l'aggressione era a carattere omofobico. Quindi si trattava di una legge appunto che prevedeva delle aggravanti, non una legge su dei diritti chissà come da riconoscere gay, un aggravante. Quello che mi interessa sottolineare è che il motivo che è stato addotto per respingere una simile legge che avrebbe sicuramente avuto il carattere dell'incostituzionalità, un motivo per cui è stata respinta, dico, questa legge, il motivo principale è stato quello che una simile legge introduceva un principio di discriminazione, cioè era una legge che favoriva in un certo senso, che avvantaggiava i gay rispetto agli altri e quindi andava contro il principio dell'uguaglianza. Guardate, la comunicazione, quando noi comunichiamo utilizziamo normalmente delle tecniche che sono molto semplici, ma in politica le tecniche di comunicazione sono molto più complesse e bisogna smascherarle. Perché? Perché sono tecniche che possono essere manipolatorie. Cioè ci si è servito di un principio, quello dell'uguaglianza, che solitamente è il principio delle associazioni gay che cercano, che chiedono l'uguaglianza, ed è stato sbattuto in faccia ai gay per dire: voi andate contro il principio dell'uguaglianza. Qualcuno ha anche citato l'articolo 3, introducendo una legge del genere, voi andate contro il principio dell'uguaglianza. A questo punto io come posso smascherare il giochino che è stato fatto dalle forze conservatrici che hanno votato contro una proposta di legge del genere? Dicendo: va bene, avete respinto questa legge, ma adesso io vi chiedo di essere coerenti. Questo principio d'uguaglianza deve valere. Respingiamo questa legge, ma date i diritti ai gay uguali diritti ai gay, i diritti che hanno tutti gli altri. Per coerenza, perché per questo principio è stata respinta questa legge, per il principio dell'uguaglianza. Allora l'uguaglianza noi la vogliamo e vogliamo l'uguaglianza in modo totale e assoluto. Io voglio spingerne molto più in là. Non ci basta, no, che venga riconosciuta la possibilità di andare in ospedale se il nostro compagno sta male. Non è questo. Noi vogliamo pari diritti e pari dignità. Questo è il punto. E la pretendiamo, visto che è stata respinta una legge proprio per questo: pari diritti e pari dignità. Massimo, voglio farti una domanda, visto che ci hai consentito di interromperti. Tu nel tuo libro, Filosofia di genere, parli in pratica di come la società ha accettato l'omosessualità da molto tempo fa, se non dagli albori, fino adesso. Dai tuoi studi, oggi, da tecnico, da studioso di questa materia, come siamo messi? Beh, la situazione in Italia è sotto gli occhi di tutti. Non c'è una legge a favore, non c'è una legge che in qualche modo tuteli la persona gay. La persona gay in Italia, io ho avuto più occasioni di dirlo, è invisibile, non esiste la persona gay. Che poi uno abbia la possibilità di consumare nel nascondimento e nel privato chissà cosa, non mi interessa, ecco, che ad uno venga riconosciuto, non significa che poi che sul piano civile e sociale si abbia una rilevanza. Questo è il punto. Noi non esistiamo, il gay non esiste sul piano civile, sul piano giuridico, sul piano sociale. Questo è un dato di fatto in Italia. E più volte ho detto una cosa,
è una paradossale che in Italia non si sente il bisogno non di adeguarsi alla normativa europea. Non voglio fare sempre i soliti paralleli dicendo in altre nazioni europee le cose stanno diversamente, ormai altre. No, io voglio richiamarmi a quelle che sono le radici del pensiero giuridico italiano. Ma l'Italia è stata sempre antesignana, è stata sempre avanti rispetto agli altri paesi, è stata sempre il punto di riferimento. Non dimentichiamo che l'Italia, è stato ricordato da qualcuno, che l'Italia è la terra di Cesare Beccaria. Cesare Beccaria è il padre di Giulia Beccaria, la mamma di Manzoni, insomma, per intenderci. Cesare Beccaria è l'autore dell'opera dei delitti e delle pene ed è stato il primo, quindi l'Italia, a condannare la tortura e a condannare la pena di morte. Ma insomma l'Italia dovrebbe, sul piano dei diritti, ma il diritto romano è il nostro, sul piano dei diritti dovrebbe dare lezione agli altri, non prendere lezione ad altri. Purtroppo c'è un ritardo incredibile. Io voglio dire una cosa, voglio ritornare un attimo al problema della parità dei diritti. E per dire chiara, la parità dei diritti, perdonate ma io questo argomento lo voglio toccare, significa riconoscere ai gay la possibilità di contrarre il matrimonio. Lo dico chiaro, noi di che matrimonio stiamo parlando? In qualche intervento è venuta fuori la cosa, stiamo parlando del matrimonio civile, perché guardate c'è una confusione incredibile voluta, ecco quando la comunicazione viene manipolata per non far capire alla gente come stanno le cose. Il matrimonio civile non è il matrimonio religioso. Io come assessore ho celebrato 3 matrimoni, ma voi sapete che se andate a sposarvi al comune, lo sapete benissimo, non avete diritto a fare la comunione in chiesa. La chiesa non riconosce il matrimonio civile tra un uomo e una donna. E che cosa sta difendendo dunque la chiesa? Quale matrimonio sta difendendo? Di che cosa stiamo parlando? Il matrimonio religioso non lo stiamo chiedendo. Il matrimonio religioso è amministrato dalla Chiesa o dalle varie Chiese, perché non c'è solo la Chiesa cattolica, è amministrato dalla Chiesa ed è giusto che la Chiesa decida chi concedere il matrimonio, a chi non concedere, in base alla propria dottrina, alla propria teologia. Ma noi parliamo di matrimonio civile, che è un'altra cosa, è tutt'altra cosa il matrimonio civile. Il matrimonio civile è nato con la modernità, non ha neppure una tradizione. Non ci si può richiamare se non per analogia al diritto romano, ma è tutt'altra cosa il matrimonio contemporaneo rispetto ad altre forme del passato. E la tradizione, perdonatemi solo questo passaggio, non ammette soluzioni di continuità comunque, quindi non c'è una tradizione, perché tra l'impero romano o tra il mondo romano e il nostro di soluzione di continuità ce n'è stata di millenni, quindi la tradizione non esiste, perché molti giuristi si richiamano alla tradizione. Il matrimonio civile è semplicemente un atto con cui lo Stato dice a 2 persone che si amano: il vostro rapporto ha una responsabilità civile e sociale. Non so quanti di voi hanno partecipato a un matrimonio civile, c'è l'assessore, il sindaco con la fascia che recita, perché il matrimonio è brevissimo, legge degli articoli, dando rilevanza sociale e civile a un legame d'amore. Basta, è questo. Perché non riconoscerlo ad un legame d'amore come quello tra 2 persone dello stesso sesso? Io devo essere chiaro su questo punto. Il secondo, distinguendolo chiaramente dal matrimonio religioso, che è tutt'altra cosa, su cui i teologi hanno tutto il tempo di sbizzarrirsi, a noi non interessa. Il secondo punto, quello dell'adozione, qui io so di toccare un punto delicatissimo, ma anche qui guardate la comunicazione come crea confusione nella testa della gente. Una coppia gay non può adottare perché? Perché il bambino ha diritto a crescere avendo come figure una figura maschile e una femminile, perché altrimenti la sua formazione non sarà mai completa, non sarà mai piena. Ma chi di noi avrebbe detto a San Giovanni Bosco: tu non potevi crescere dei ragazzi abbandonati perché non eri sposato? O ai tanti salesiani, o ai tanti concezionisti, a quei frati, a quelle monache, a quelle suore che non si sposano, che sono donne, che sono uomini e che educano: voi non potete educare perché non avete accanto la figura, l'altra. Non è il sesso che determina la capacità educativa.
La capacità pedagogica di educare un fanciullo non è data dal fatto di essere maschio o femmina. Ci vogliono delle qualità particolari. Ed è su quelle che bisogna indagare. Perché tante, quante coppie eterosessuali non sono in grado di educare? Non è l'essere maschio o femmina che fa la capacità di educare. E questo è un altro punto. Quindi io dico, riflettiamo su questo. Ragioniamoci, perché io credo che bisogna valutare quelle che sono le capacità del singolo e quella che è la necessità del fanciullo o della fanciulla abbandonato, abbandonata, che ha bisogno, cioè, di determinate figure. Lo ripeto, la Chiesa è la prima che nella storia per millenni ha dato l'esempio di come figure monogenitoriali, diciamo, non so con quale termine dirlo, sono in grado di educare. È stata la Chiesa, quindi quando si dicono certe cose, io vorrei che si guardassero un po' tutti i lati, perché se diciamo, ah no, ci vuole il maschio e la donna, l'uomo e la donna, allora dobbiamo dire chiudiamo tutti gli istituti, e chiudiamo le case famiglia, chiudiamo tutto, perché quelli non sono in grado, non ce lo sogneremmo mai. Perché lì si fa il discorso, dice no, là c'è la capacità di educare, di crescere. Allora io direi, ragioniamoci su queste cose. La terza cosa, l'amico che è intervenuto prima di me, l'amico Giuseppe, ecco, me ne ha dato un po' l'estro. La terza cosa è la questione, diciamola così, il gay pride. Citiamo il gay pride. Un'altra cosa che si è diffusa, no, nella società, lo sentiamo sempre dire, ma perché il gay pride? Ma perché ostentare la propria sessualità? Perché manifestare? Perché andare per le strade con paillette, con carri e quant'altro a manifestare? Sì, sarebbe meglio, anche c'era in Giuseppe un certo imbarazzo, non siate come me, ma perché? Qual è il problema? Lo so che era provocatorio, ma io ti dico perché. Ora, il punto è io... E mi avvio alla conclusione. E la questione dell'ostentare. Vedete, quando io sento queste argomentazioni, mi viene in mente la questione dell'8 marzo. Ogni volta che arriva l'8 marzo, ed è festa della donna, noi sentiamo l'italiano di turno o la persona che dice: ma perché queste donne devono manifestare? Ma perché queste donne reclamano ancora diritti? Che senso ha ormai la parità? Vedete, le donne in un certo senso qui sono un po' più privilegiate, perché a livello teorico la parità in un certo senso è a me, per i gay neppure sul piano teorico. Però il punto qual è? Che sul piano pratico le donne questa parità non l'hanno raggiunta in Italia. Lo sappiamo che non l'hanno raggiunta, perché se andiamo a vedere chi sta nei posti chiave, troveremo che nei posti chiave sono tutti uomini. E allora le donne hanno ragione di manifestare e di dire noi vogliamo la parità. È stato giusto che un TAR dicesse ad Alemanno la tua giunta non è nella legalità perché le quote rozza non sono rispettate, ed è stato giusto che Alemanno rivedesse la propria giunta e mettesse, cercasse di mettere qualche donna in più, o a Cagliari, in Sardegna è successa la stessa cosa. Cioè è giusto lottare per raggiungere questa parità ed è giusto che ancora oggi le donne manifestino. Allora manifestare è giusto, perché questa parità, questi diritti, e torno ai gay, non ci sono in Italia. E allora è giusto andare a dirlo agli italiani che questi diritti non ci sono e che noi stiamo lottando per questo, per avere dei diritti, per avere il riconoscimento di determinati diritti. Chiudo con... un riferimento al libro, al mio libro, non devo sponsorizzarlo. No. La questione fondamentale che a me interessa qui sottolineare è se tra due persone dello stesso sesso ci possa essere amore. Perché io credo che questa è una domanda importantissima e fondamentale. Perché se riconosceremo che tra due persone dello stesso sesso ci possa essere un amore puro, un amore bello, un amore in grado di durare tutta la vita, di andare anche oltre la vita per chi crede che dopo la vita ci sia qualcos'altro, un amore che abbia il carattere dell'eternità, che sia bello in ogni caso. Allora chi oserà dire che a questo amore non bisogna riconoscere dei diritti? Allora, io parto da questa domanda.
tra due persone, perché non è il problema dell'esercizio della sessualità, mi perdoni il sacerdote che è intervenuto prima di me, non è solo il problema dell'esercizio della sessualità, il problema è dell'amore. Ci può essere amore tra due persone dello stesso sesso? Allora io, chiudendo, voglio ricordare un mito molto bello, forse uno dei più bei miti che Platone abbia mai raccontato, in un'opera, il Simposio. Il Simposio, vedete, è un'opera, è l'opera più importante. Marco mi domandava, ma in passato, o Franco Laratta ricordava, il Simposio è l'opera, ancora oggi, più importante in cui si parla dell'amore gay. Perché un'altra cosa che a scuola, quanti di voi avranno fatto il liceo o hanno studiato storia della filosofia, hanno fatto il Simposio, hanno sentito parlare di amore platonico, e dirò amore platonico, non hanno mai saputo, perché l'insegnante magari non l'ha detto, che l'amore di cui parla Platone è l'amore tra due persone dello stesso sesso, è un amore gay. Se voi leggete, aprite le pagine del Simposio, leggete il Simposio, troverete che l'amore di cui si parla è l'amore tra due persone dello stesso sesso. Vedete come per secoli è intervenuta una certa censura anche su un testo come quello di Platone, il Simposio di Platone, insomma, no? E si è fatta scuola, lezioni, eccetera, senza mai parlare del tipo d'amore di cui parla Platone. Dice, l'amore platonico è un amore privo del rapporto sessuale, ma quando mai? Non è questo. L'amore platonico è l'amore tra due uomini, in particolare. E se lo leggete, è quello. Ora, vedete, Platone parla di un mito, che è il mito dell'androgino. Dice, Zeus inizialmente creò degli esseri che erano formati da, avevano, come dire, due volti, quindi due teste, quattro braccia, quattro gambe, erano, cioè, due, in fondo erano due esseri umani uniti da dietro, no? Quindi con due facce. Questi esseri, dice, erano molto potenti, erano molto forti, sicché un giorno Zeus decise di separarli. E da allora ognuno va alla ricerca della sua metà, da qui l'abitudine di dire ti presento la mia metà. La metà sarebbe appunto quell'essere che ci completava. E ognuno di noi sa che ha bisogno dell'altro per essere completo e cerca un altro. Questa è la vita, la bellezza dell'amore qual è? Trovare quella persona che io guardo e dico tu sei il mio altro, tu sei quell'essere che mi completa. Per cui io, fondendomi con te, ritorno alla mia dimensione originaria e sono completo. E allora dice Platone, bene, vi erano delle metà, vi erano uomini che vanno alla ricerca della metà che era una donna, ma poi vi sono uomini che cercano altri uomini, perché la loro metà originaria era un altro uomo, e vi sono donne che cercano altre donne, perché la loro metà originaria è un'altra donna. E quando la trovano, provano tale gioia a stare insieme, che se un giorno il dio Efesto, che era il dio fabbro, no? Si presentasse loro mentre sono a letto, certo, mentre sono a letto, e dicesse loro, perché l'atto sessuale poi è vero che ha come finalità la procreazione, ma la procreazione di che? Certo anche della prole, è vero, perché la specie umana si deve trasmettere, deve perpetuarsi, ma la procreazione è procreazione anche d'amore, dell'amore, la generazione dell'amore. Allora la fusione è anche questo. Allora dicevo, se Efesto si presentasse ai due che giacciono nel letto e dicesse loro, chiedetemi qualunque cosa e io ve la concederò, io che sono un Dio, chiedetemi oro, argento, quello che volete, insomma, e io ve la concederò. Dice Platone, cosa pensate che chiederanno i due amanti ad Efesto? Chiederanno ricchezze? No. Chiederanno di due che sono tornare ad essere uno. Allora, io credo e sono convinto, e lo so, sono convinto anche per esperienza mia diretta, che l'amore esista anche tra due persone dello stesso sesso. Che l'amore ci sia e che abbia il diritto di esistere e che lo Stato non possa
permettere su uno Stato come quello italiano ancora a negare una simile forma d'amore. Che è assoluta violenza negare una simile forma d'amore. Che è una violenza inaudita continuare ancora su questa via. Che uno Stato ha solamente il compito, appunto, di dare la possibilità, ma in fondo, e chiudo, i gay cosa chiedono? Chiedendo che la loro unione venga riconosciuta. Chiedono responsabilità. Chiedono di non vivere ai margini, di non vivere nel nascondimento, ma di vivere come tutti gli altri cittadini. E perché no? Io vi domando, perché no? Perché lo Stato, che non è Chiesa, perché la Chiesa è una cosa, lo Stato è un altro, perché lo Stato non deve concedere questo a dei suoi cittadini che vivono al suo interno, che pagano le tasse, che fanno il proprio dovere, che sono spesso in gran parte cittadini onesti, perché non deve concedere questo? Con questa domanda io chiudo e mi auguro che qualcuno voglia dire la sua e confrontarsi anche su simili temi che capisco sono molto delicati. Grazie.